La protesta non è più silenziosa. I lavoratori dello spettacolo in Sardegna si mobilitano contro l'ultimo DPCM e la chiusura delle sale teatrali. Da stamattina centinaia di artisti occupano Piazza Palazzo a Cagliari rivendicando tutele a favore di una categoria che il Covid-19 sta portando all'estinzione. Ad organizzare l'incontro, che avviene in contemporanea con altre 16 città, i sindacati CGIL e CISL e UIL, che denunciano l'assenza di prospettive e progettualità per le professionalità della scena. La manifestazione, in programma da tempo, alla luce delle recenti restrizioni, assume un valore e un'urgenza non più procrastinabili. Servono, così chiedono le parti sociali, interventi di sostegno per tutto il 2021, un tavolo permanente con i ministeri della cultura e del lavoro, una maggiore trasparenza sui criteri di assegnazione del Fondo Unico per lo Spettacolo e il riconoscimento ai fini previdenziali di tutto il periodo di emergenza coronavirus. Il sistema, già precario, vira verso il collasso e soltanto ora, davanti alla possibilità della scomparsa dei performer, i cittadini si svegliano e ne invocano la sopravvivenza. Siamo una risorsa viva, necessaria a tutta la comunità. Questo è uno degli slogan della manifestazione dal titolo quanto mai evocativo, l'assenza spettacolare. Adesso si attende che lo Stato batta un colpo e che i cosiddetti ristori dell'esecutivo siano l'occasione per una vera riforma dello spettacolo che consente il passaggio di grado dei suoi lavoratori, non più superflui ma indispensabili.